Ah, siamo delusi perché quando fai un primo tempo così devi chiudere la partita. Purtroppo abbiamo trovato una grande Juve, in secondo tempo chi si è, diciamo, svegliata hanno fatto veramente bene, ci hanno colpito due volte con poche occasioni, ma la Juve anche questo. È una squadra molto, molto complicata a giocare perché la Juve non ha bisogno di avere la palla mezz'ora per far gol, basta due occasioni e è finita. Però, come ho detto, all'Allianz Arena sarà tutto diverso e speriamo di far bene a casa. E comunque un risultato a favore del Bayern, a vostro favore. Sì, a favore sì, ma diciamo che veramente non siamo felici di questo risultato, perché quando guardi la partita possiamo essere delusi, questo sì, ma come ho detto, siamo fiduciosi e pensiamo che il ritorno sarà difficile anche per la Juve. Pensando al ritorno, hai paura che vi rimanga in mente più l'ultima mezz'ora o penserete più a quell'ora che dovete dominare? No, no, sarà un'altra partita, completamente diversa, ma comunque noi giochiamo della stessa maniera. Siamo venuti qua, abbiamo pressati alti, abbiamo avuto la palla quasi sempre, abbiamo sempre provato a fare gol e il Bayern gioca sempre così. Non possiamo cambiare adesso perché abbiamo fatto 2-2, questo no, non esista. Però dobbiamo, come ho detto, avere consapevolezza che con la Juve bisogna poco per prendere un gol, quindi tenere alta la concentrazione. Dominato per 60 minuti, come hai detto tu, poi è stato un errore individuale denata l'azione del primo gol della Juve a cambiare la gara, o vi eravate un po' convinti che fosse finita? E poi vi chiedo, comunque, anche voi recupererete giocatori importanti per il ritorno, no? Sì, questo non lo so, per gli infortuni speriamo che tornano, ma sarà ancora difficile. Ma comunque sì, siamo abbassati, come ho detto, siamo abbassati, la Juve ce ne ha approfittato per fare questo gol, poi sono stati uno o due errori anche che ha aiutato la Juve. Ma bisogna fare i complimenti alla Juve, perché una partita così, veramente pensavamo che era chiusa e sono stati bravi a tornare in partita, ma questo, come ho detto, noi lo sapevamo che la Juve è capace di fare questi colpi, quindi no, niente, bisogna pensare al nostro gioco e stare bene per il ritorno. Tu segui ancora il campionato italiano? Sì, immagino di sì, certo. Certo, sempre, sempre, tutte le partite. Che impressioni ti sei fatto quest'anno? È comunque un campionato avvincente. Sì, è un campionato diciamo molto aperto, tutti pensavano che la Juve era finita perché hanno iniziato male, ormai hanno fatto credo 15 partite senza la sconfitta, adesso tutti dicevano che la Roma era finita, sono tornati anche. No, penso che sarà una lotta aperta con Napoli, Roma, Juve e penso che per il campionato italiano fa bene. Senti, il caso Totti, da ex romanista, penso non ti lasci indifferente. No, non mi lascio indifferente, però su questo caso ci sono troppe persone che hanno parlato, io, a me non mi riguarda, il capitano lo sa, ho il massimo rispetto per lui, ma non ci sono in spogliatoio, non so cosa è successo, se il mister Spalletti ha fatto questo avrà anche le sue ragioni, come ha detto anche il mister. Totti c'è enorme rispetto per lui, tutti lo amano perché è un grande, sul campo e anche fuori. Poi non so cosa è successo, veramente non so nulla e non posso parlare di una cosa che non mi riguarda, diciamo, dai. Ascoltami, la Juve di stasera è più forte di quella che tu Non lo so, la Juve con Arturo, con Pirlo e Tevez era veramente una squadra forte, hanno fatto più di 100 punti, quindi. Secondo me quella Juve era più forte, però questa è capace di fare gol a tutti i momenti, anche senza avere la palla, quindi è una squadra pericolosa. Il calcio è anche questo, dai, il calcio è anche questo. Müller fa gol incredibile, cioè un campione enorme, oggi ha fatto anche gol, però ha sbagliato questo. Spero che farà doppietta al ritorno. Grazie, ciao.